materiale l'abbiamo condiviso nel consiglio di classe delle prime, volevamo presentarlo ai colleghi e chiedere a Marco, rispetto alle questioni aperte e alle aree di miglioramento, di aiutarci a fare un lavoro, insomma, reale insieme. A me fa piacere che si facciano queste cose di area gialla, no? Perché non si cresce se non ci sono conseguenze ai propri atti. È un'omissione di soccorso sostanzialmente. Per un adolescente il fatto che non faccia le cose e non ha conseguenze è un'omissione di soccorso, cioè tu non gli stai insegnando a stare al mondo. E il ragazzo non sta in quello che deve stare, deve avere una conseguenza, è giusto. Poi mi domando il modo, il come, no? Anche mi sono domandata appunto il non esagerare. E se dobbiamo tenere attenzione a che il ragazzo comunque abbia una possibilità di salvare la faccia. Non so se mi spiego. Noi facciamo danno se diciamo cose tipo tu non migliorerai mai, ma allora sei proprio un cretino, sei il solito. Se noi diciamo guarda, tu per la quarta volta non hai portato il compito, e quindi ripeterai l'anno, perché è dal mese di ottobre che ti sto dicendo che la richiesta che ti facciamo è questa, e io spero che ci vedremo a settembre, potremo parlare di nuovo di questo, in maniera che tu lo possa ripetere quest'anno in maniera utile. Sai, tanti di noi hanno ripetuto l'anno, sei un ottimo ragazzo, però questa è una questione che ti riguarda, quindi pensaci quest'estate. Noi non abbiamo offeso nessuno e siamo stati implacabili. Cioè, se noi diciamo, secondo la regola aurea, esistono queste regole, ma poi, stranamente, io che le rappresento simbolicamente, non mi assumo il compito del monopolio della forza perché ti voglio tanto bene, perché tu in fondo devi crescere, ma io ti ho capito, non va. Insomma, salvare è una parola grande. Noi non dobbiamo salvare i ragazzi rispetto ai loro bisogni immediati. Noi dobbiamo rappresentare una cornice entro la quale è possibile che loro crescano. Se no ogni volta ci sentiamo.